Allora, Giuseppe Barbera in nostra compagnia. Oggi siamo qui in tanti a festeggiare Oscar Prudente. Secondo te come vorrebbe essere festeggiato, oltre che a vederci qua numerosi in platea? Che tipo è? Ma guarda, lui è ironico. Io l'ho sempre visto come una persona estremamente ironica, fuori dagli schemi, quindi niente cerimonie, quindi niente cose troppo dolci. Lui subito comincia a rompere gli schemi. Secondo me una situazione del genere. Senti, e tu? Tanto non ci sente nessuno. Hai qualche sorpresa per lui stasera? Tanto lui adesso non ci sente, noi siamo back off e quindi non ci può sentire. Ma no, la sorpresa in verità non c'è, ma io sono proprio felice di stare qua. Lui personalmente mi chiamò e mi disse: guarda Giuseppe, sto facendo uno spettacolo a Roma. Sì, addirittura. Io non me lo potevo perdere, sono arrivato dalla Calabria proprio un paio d'ore fa e non posso perdermi lo spettacolo del mio maestro. Io oggi insegno al CET anche grazie a lui. Io sono stato suo allievo e dopo i primi corsi al CET lui cominciò insieme a Giulio Mogolla a darmi spazio e a crescermi. Non si dimenticano certe cose, Oscar. Ma la cosa più bella che ti ha detto te la ricordi? O la prima che ti ha detto? O quella che ancora adesso tu ricordi e dici a chi ti segue? Oddio, guarda, Oscar ne ha dette, me ne ha dette veramente tante, anche per spronarmi, quindi non sempre in maniera dolce, a volte è stato burbero e ruvido. Però, guarda, la cosa che mi ha detto è di andare sempre per la mia strada, di non farmi troppo prendere dalla giacchetta e farmi confondere da cose futili. E insomma, io devo dire che un po' per istinto e un po' perché insomma appunto ho ricevuto questo insegnamento, è una cosa che io faccio. Allora, salutiamo Oscar, stiamo per cominciare. Che cosa direbbe lui a un giovane che comincia, secondo te? Che cosa direbbe Oscar? Che ne so, un in bocca al lupo, dire arrendersi mai, quale frase direbbe Oscar? Ma direbbe un po' fregatene, vai sul palco e divertiti. Bello.